La stagione turistica a Napoli vede la presenza di molti visitatori, anche se i dati del 2024 sono in calo rispetto al 2023, anno che ha beneficiato del forte traino dello scudetto azzurro. Ma secondo le associazioni di categoria, l'estate 2024 è in linea con quella del 2022, anno che aveva già superato per presenze il periodo pre-Covid. L'obiettivo degli operatori del settore resta però quello di intercettare il turismo di lusso più che i grandi numeri. Bene anche Ischia in ripresa rispetto allo scorso anno, influenzato dalla tragedia di Casamicciola di fine 2022. La novità di quest'anno è la forte presenza di americani a Napoli e provincia, isole comprese, grazie ai voli quotidiani che dagli USA arrivano a Capodichino. Ascoltiamo ai nostri microfoni Mirko Martucci, vicepresidente FIEPET Confesercenti Campania. Possiamo sentirci soddisfatti, ma sicuramente ci sta un calo rispetto al 2023 molto importante. Stiamo parlando di un calo di un 20% per tutto il comparto ristorativo. Per quanto riguarda i turisti, ci sono. Sicuramente, come ho sempre detto negli anni addietro e continuo a dirlo, manca il turista di qualità che resta nella nostra città e per prendersi i nostri servizi. Ma chi viene se ne va sulle isole, non resta su Napoli. È molto, un turismo molto massificato. L'anno scorso, il 2023, è un anno irripetibile. Lo scudetto di Napoli ha portato tanto entusiasmo e curiosità, quindi ha portato un grandissimo indotto che quest'anno purtroppo non ci siamo ripetuti. Quindi non possiamo fare nessun tipo di paragone rispetto al 2023. Rispetto al 2022 siamo in linea e speriamo che abbiamo un agosto e un Ferragosto pieno ed importante anche a livello lavorativo. La novità di quest'anno, l'arrivo di tanti americani grazie ai voli diretti che ogni giorno collegano Capodichino con gli Stati Uniti, molti sono in giro qua a Napoli, tanti anche sulle isole. Lei di recente è stato ad Ischia, che impressione ha avuto? Ho un'impressione positiva rispetto agli anni che l'anno scorso invece Ischia è il contrario, ha vissuto un periodo buio a causa della tragedia su Casamicciola. Quest'anno invece ho visto un'isola in netta ripresa, ancora deve crescere perché ci sono ancora molti buchi durante il frasettimanali, riempiono molto il fine settimana, devono lavorarci ancora, ma sicuramente stanno su una buona strada.